Okay. Salvatore Genni, sembra essere tornato un po' agli anni 90, tempi di Twin Peaks, no? Chi ha ucciso Laura Palmer, adesso tutti si chiedono che sarà di Genni Savastano. Beh, diciamo, voi che avete avuto la fortuna di vedere in anteprima i primi due episodi, avete scoperto che Genni, adesso per dire una cosa assurda, è risorto, ma così come una fenice risorge dalle sue ceneri, e vedrete un Genni diverso, penso l'abbiate intuito, sarà un Genni molto più riflessivo, un Genni che già nella prima stagione aveva dimostrato di sapersi adattare a tutte le circostanze, a tutte le situazioni che gli si paravano davanti, quindi io lo definisco un Genni 3.0. Salvatore, ma come te la stai vivendo? Allora, il cameo, il Gigolo, il film dell'anno, il progetto di Zeta, la seconda stagione di Gomorra, Salvatore Esposito, sì, proprio persona, come si sta vivendo? Ma io sono contentissimo perché ho avuto la fortuna di poter rifiutare tante cose brutte, tante cose che non mi piacevano, e sono riuscito a partecipare a progetti come Gigolo, come quello di Zeta, che sono innovativi per il panorama cinematografico italiano e hanno dato a me la possibilità di sperimentare cose nuove e di creare cose nuove. Salvatore, sei stato 8 mesi calato in questo personaggio, che uscirne com'è, è complesso? Sì, è abbastanza complicato, diciamo così, perché Genni Savastano non è un personaggio facile, però allo stesso tempo credo di avere la preparazione per poter scindere il Salvatore Esposito umano e il Genni Savastano essere diabolico. A proposito di questo, Salvatore Esposito quanto ha in comune con Ciro? Con Ciro... No, scusami, con a proposito Genni. Di questo, sì, Salvatore Esposito quanto ha in comune con Genni? Ma spero poco in realtà, anche perché si tratta di Genni, che è una persona completamente priva di sentimenti, priva di amore, che fonda tutto sull'odio, sul male. Quindi io spero di avere zero cose in comune con Genni. Salvatore, tu vieni dalla periferia di Napoli, ecco, per te è stato un riscatto da questo personaggio? È stato un riscatto perché in un certo senso ho avuto alle spalle una famiglia forte che ha cercato sempre di tutelarmi e di farmi conoscere quello che è il bene e il male. Poi è vero che ho scelto io, ma ho avuto questa fortuna. Spesso tanti ragazzi della periferia, ma di Napoli, di Milano, di Roma, di New York, di Parigi, non hanno questa fortuna e quindi vengono attratti facilmente dal male che ha i soldi facili, che ha tra virgolette una speranza di bella vita, ma così come avete visto in Gomorra, nessuno di loro ha una bella vita. Non ho fatto domanda, solo il saluto, se puoi dare l'appuntamento ai telespettatori di Spettacolo che Spettacolo su Sky per Gomorra 2, la seconda stagione. Ragazzi, martedì arriva Gomorra 2 su Sky Atlantic HD, guardatela perché non sapete che vi aspetta. Allora, prima di salutarci, come diceva il collega di Interlanda da dove proviene, ma come si dice poi alla fine no a Gomorra? Ma per i ragazzi dice no a Gomorra, si dice con la forza, con la costanza, con i sacrifici, con la volontà di credere nei propri sogni, e laddove manca una famiglia ci vorrebbe la mano forte dello Stato. Ci vorrebbe. Saluto di Genni, nostro ascoltatore. Senza ciao ragazzi. Allora.